Ehi la ciurma, io sono Max Stess e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Oath of the Gatewatch. Oggi andremo ad affrontare di nuovo il demone della scorsa volta con la solita Chandra Nalar, sperando che ci vada un po' meglio, diciamo. E bien, tra l'altro è sempre più brutto, è proprio brutto. Non mi piace proprio per niente questa Chandra Nalar, eppure ci fanno usare lei. Chandra, guarda che faccia da schiaffi, porca di una miseria. Allora, vediamo un po'. Lo scorso giro avevamo perso abbastanza di brutto, ma speriamo che questo giro ci vada meglio. Allora, aggressore temerario, abbiamo della gente che chiede un po' di... Però no, va bene, dai, abbiamo tanto mana e questo è una buona cosa. Prossimo giro possiamo giocare una potenza... Non serve a niente, perché se non abbiamo una creatura non serve a nulla. Ma speriamo di pescare qualche cosa di interessante. Lui non gioca nulla. Allora, giochiamo questo. Ah, abbiamo un tentativo disperato. Scarta una carta e pesca due carte. Ma sì, effettivamente potremmo farlo, eh. Però cosa scartiamo? Su tutte carte toste. Questo cos'è? Ma non è niente di che, però se lo scarto rischio di non avere niente da giocare. Beh, ci proviamo. Vediamo un attimo cosa ci esce. Se ci esce bene o se ci esce male. Ah, ci esce un altro tentativo disperato, lol. Ci è uscito mana, Eva. Vacuità volare. Non mi piace col più 1 più 0 fino alla fine del turno. Perché come ci hanno spiegato nello scorso video, un ragazzo di cui non ricordo più il nome, ma che andrò a controllare nel frattempo, viene considerata come magia ogni cosa. Cioè anche le creature sono una magia. È venuto un giovane piromante nel frattempo e quindi direi che giocherei il giovane piromante, la potenza brutta più 3 più 1 e travolgere fino alla fine del turno. Allora, qua gioco un'altra roba in colore. Ecco, però la terra non la considera comunque come magia, eh. Ogni cosa evocata, probabilmente. Allora, ora abbiamo a furia di Chandra 4 danni a un giocatore e un danno a una creatura controllata. Potenza brutta a più 3 più 1 e travolgere fino alla fine del turno. Che potrebbe essere una buona idea per attaccare effettivamente sto giro. Dato quello a volare, quindi... O giocare un altro giovane piromante. Noi andrei con la... Questo quanto mi costa? 2 e questo 2. Quindi potrei farle tutte e due effettivamente. Allora, faccio questo qua. Tra l'altro ottimo il fatto che ci ha evocato anche quella nel frattempo. E vado ad attaccare con questo. Perché qua l'abilità è ogni volta lanci una magia istantanea o stregoneria. Ah, infatti qua c'è la specifica, perché se giochi una creatura invece è una magia che non conta. Il ragazzo si chiamava AO87M. AO87M. Quindi vabbè, ti ringrazio anche qua in video, perché è stato molto utile quel tuo commento. Lui ha deciso di prendere le pizze in faccia, perché effettivamente rischiare la sua unica creatura, che tra l'altro anche volare, per poi un attacco che anche travolgere, non ne valeva veramente la pena. Cribbio. Esilia due carte dalla sua mano e perde due punti vita. Ma che odio. Io vorrei tenermi il tiranno. Sacrificherei la furia e il tentativo disperato. Porca miseria. Brutta storia davvero. Goblin delirante. Ah sì, me lo ricordo, l'avevamo usato lo scorso giro. Ogni volta che attacca possiamo scegliere di pagare uno per evitare un blocco di uno. Tutti e tre?
Ma ne perdo uno comunque, se lui mi blocca. E potrei perdere questo gratis, tra l'altro. Perché non glielo uccido se mi uccide questo. Boh, proviamo a seguire quello che ci dice. La scorsa volta abbiamo perso. Sì, che effettivamente non posso neanche restare in difensiva. Se mi uccide questo, ma gli faccio comunque 4 danni. E visto che il rosso deve muoversi, molto in fretta, non aspettare delle carte forti, conviene approfittarne del fatto che avevamo comunque una pedina da usare. Oddio. Brutto, brutto. E non abbiamo ancora minimamente il mana necessario per giocare il tiranno di Valakut. Però sto giro posso attaccare con tutti e due qua, posso usare anche l'abilità. Per dire a quello che non può bloccare. Paga. Lui non può bloccare. Quindi vado a infliggere 3 danni, ok, non è tantissimo, ma se non altro ne abbiamo già tolti 12. E lui non ha grandi creature finora. Fin dato che non ha grandi creature si è messi bene. Se inizia a giocare qualcosa di pericoloso, adesso giocherà qualcosa probabilmente. Un altro per lo statore dei cieli. Non so se sperare in un mana per giocare quel tiranno o nella creatura. Ah niente, invece ci è voluto un fulmine. E qua è sotto fase di attacco, io volevo fare il fulmine. Comunque mi costa solo uno questo. E effettivamente mi è comodo usarlo dopo perché qua potrebbe decidere di. Potrebbe uccidermeli tutti e due, aspetta un attimo. Mi dice di attaccare con tutto. No, uno glielo blocco con l'abilità sua. Questo, per esempio. Paga. E poi farei block timer. Aspetta che gliene uccido una. Questa con cui puoi bloccare. Ok, così gli faccio 3 danni. Sì, quello avrei potuto fargli più danni, però perdevo una delle due. È probabilmente lui che con l'abilità mi è molto comodo. Ok, non attacca. Cribbio! Cribbio! Pescherà una carta? Io andrei a toccare con tutti e tre e direi che lui non può bloccarmi. Però me ne uccide comunque uno e probabilmente mi ucciderà questo, il giovane piromante. Esatto. Se non altro è stato un 1 per 1. Ah, io perdo un punto vita e poi pesco una carta, mi piace. Nah! Però se entra in gioco lui può davvero risolvere un po' la situazione. E adesso entra comunque in gioco. Il fatto che io ho un modo di giocare troppo da verde. Diciamo troppo di aspetta, aspetta, difenditi fin tanto che non hai delle carte forti. Ma il rosso deve andare di burst proprio. Effettivamente questa l'ho giocata di più così e siamo a un buon punto, diciamo. Quindi ci gioca il tiranno che effettivamente è un'ottima cosa. Questo qua invece eh no, mi conviene giocare il tiranno là. E aspettare un turno probabilmente. Sì, salta attacco, mi consiglia di saltare l'attacco. Demone del dono di sangue. Ok, mi fa perdere un punto vita e non mi dispiace. Un altro tiranno di Valakut. Ottimo, ottimo, ottimo. Cribbio.
Cribbio, devo riuscire a fargli quei 3 punti di danno che gli mancano. Allora, io credo che andrei a usare il tiranno di Valakut per uno di questi. Questo è tocco letale, no? Dice di difendere con tutti e 3, ma perché? Noi andrei a difendere, a bloccare quello, ma gli altri due li lascerei passare. Perché dovrei ucciderli? Cioè, perché dovrei sacrificarmi le... No. Cribbio ne gioca un altro, porca d'una miseria. Porca d'una miseria. Questo ci sta. E però se uso questo poi non posso usare l'altra abilità là, eh. Non mi ricordo il costo di andata, come funziona. Ah, ok. Io attaccherei con tutti e 3, visto che ne ha 2 in difesa, e gli direi che non può bloccare con lo scavatombe. Sì, diciamo che non può bloccare con lo scavatombe. Questo è travolger, quindi non dovrebbe essere un problema. Dovremmo riuscire a chiuderla. È andata! È andata, ragazzi, è andata. È andata. È stata molto più arrischiata, ma effettivamente il mazzo richiede quello, ecco. Richiede che uno rischi e bruci tutto quello che ha per farcela. E forse ci stava anche come storia, perché se vieni in una situazione di netto svantaggio e o bruci tutto quello che hai per cercare di farcela oppure perdi. L'assalto infuocato di Chandra respinge il demone, la piromante libera gli altri e insieme i 4 planeswalker riescono a sopraffare Obnixilis. Il demone ruggisce rabbioso ma è costretto a fuggire per mettersi in salvo. Ottimo, 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 ottimo. Allora, per questo episodio è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Magic Duels Oath of the Gatewatch. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.